questa nuova diretta. Buona domenica e buon pomeriggio. Noi siamo qui insieme a tutto lo staff di Cosenza App che oggi finalmente si è riunita. Quindi benvenuto Andrea. Ciao. Ciao Daniele, grazie sempre per avermi ospitato. Allora, oggi che cosa prepariamo? Io ci tengo tantissimo a questa ricetta perché gliel'ha data un'amica di mamma, la signora Maria. Oggi facciamo gli scalippi della signora Maria, collaudatissimi, buonissimi. Quindi per una volta abbandono la tradizione di famiglia e ci tengo tanto a reinterpretare questa, che ci è stata fatta assaggiare e Danuzza ha detto: sanno una cosa fina, stasera chiamo la signora Maria e vi faccio dettare la ricetta. I miei amici ne sanno qualcosa. Allora, io inizierei a dare gli ingredienti, sì, che vai. Dici, eh? Allora, abbiamo 6 uova intere, poi abbiamo un bicchiere di olio di semi, di girasole, insomma un olio di semi, poi un bicchiere di zucchero semolato, mezza arancia spremuta, mezzo limone spremuto, un pochettino lo grattate anche se piace, poi circa 1 chilo di farina occorre, una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci e poi per inginepparle, così si dice, si userà del limoncello che è qui e dello zucchero a velo. Una cosa che ci tengo a dire, se vi piace potete anche aggiungere un po' di cannella, noi non ce l'abbiamo per una mia dimenticanza, altrimenti ci sta benissimo. Allora, io mi lavo le mani, così sì. Faccio vedere l'igienizzazione in diretta. Vieni. Ecco qua. Nel frattempo salutiamo Enza e poi Bruno che ci stanno guardando. Salutiamo, grazie Asciuga, mille. Brava. Asciughiamo. Ok. Ok, c'è Danilo che ci sta guardando. Salutiamo tutti. Ciao. Allora, ciao. Iniziamo. Io direi di iniziare. I guanti sono qua, li userò dopo. Allora, abbiamo inserito 6 uova nella ciotola. Le vuoi far vedere prima che le rompo? Sì. Ecco qua, 3 e 3, 6. E iniziamo a sbatterle. Una ciao forchetta. Adolfo, va benissimo una frusta, una forchetta. Io saluto tutti quelli che al posto di andare a spendere soldi nei negozi stanno guardando la mia diretta. Bravi. Ciao Stefania, stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Scalippi da signora Maria. Rosanna ci guarda dal Canada, ciao. Ciao Rosanna. Se ti piace la nostra diretta condividila. Condividila. Allora, io ho sbattuto leggermente. Ora prendo un bicchiere di zucchero. Allora, un bicchiere qualunque d'acqua da cucina. Quello anche va benissimo, quello dove la signora Maria consigliava, dove c'è la Nutella dentro, va benissimo. Quindi uno di questi bicchieri, comunque da tavolo. Ecco qua, di zucchero semolato. Continuo sempre a sbattere, è la prima volta che la faccio, quindi la stiamo collaudando oggi, noi. Ok, ciao Baldo da Montreal, ciao da Belluno, io saluto tutte ciao, le persone che dall'estero mi seguono con affetto, anche un po' con nostalgia a volte, però è bello, almeno riportiamo un po' la tradizione. Io sto aggiungendo l'olio di semi, vedete? Piano piano, perché sennò faccio danni. Olio di semi, quali semi? Olio di semi di girasole, io uso questo. Ok. Ciao Angelica da Montreal. Ciao. Ciao Luigi Potrino che ci ha messo un cuoricino. Ciao Luigi, ok. Ok. La signora Maria chi è? Allora, adesso lo dico, Poggio questo qui perché ho paura di oleare tutto. La signora Maria è un'amica della mia mamma. Tu continua a lavorare, sì. Però. La mia mamma, adesso vi faccio ridere. La mia mamma lavora ad un supermercato e quindi ci lavora da talmente tanti anni che poi ci sono i clienti affezionatissimi. La signora Maria è una di queste, una cliente che vuole tanto bene alla mia mamma e ogni tanto, quando è possibile, quando si può, si sentono e si scambiano qualche ricetta. E questa signora è stata molto gentile nel farci assaggiare questi scaligi meravigliosi. Aspetta che non un attimo, ti dicono di salutare il gruppo 2. Ciao gruppo 2! Il mio gruppo è lavoro! Ti dicono ciao signora del trio Marchesini. Poi il signore ha detto è finito l'olio d'oliva in Calabria?
Io metto olio di semi perché viene un po' più leggera. Poi ripeto, non è una mia ricetta, perché nella mia ricetta di tradizione fatta 2 anni fa io ho messo l'olio di oliva, di olio extravergine d'oliva. In questo caso, seguendo la ricetta di un'altra persona, seguo le indicazioni che mi sono state date. Tutto qua. Se sei interessata, ad ogni modo, 2 anni fa io ho già fatto la ricetta degli scaligi adoperando appunto l'olio di extravergine d'oliva e non l'olio di semi. Poi si può anche sostituire, e che per gusto è consigliabile usare questo. Ok, come si dice, scaligge o scaligi? Scaligi o scaligge, diciamolo basta come si pare. L'importante è che mettiamo la G, che è calabrese, cosentina. Okay. Allora, una cosa importante, io ho aggiunto il mezzo succo di arancia, il mezzo succo di limone e un po' di scorzetta grattugiata. Adesso iniziamo a mettere la farina, quindi mi poggio questo qui a cucchiaiate, metto anche la vanillina, perché procediamo piano piano, poi ce la lavoriamo sul timpagno, così vediamo se occorre altro limone, occorre altra arancia. Ok, aggiungo la bustina della vanillina. Ripeto, a chi piace e a chi ce l'ha, se si mette un pizzico di cannella verranno speciali. Ok, e iniziamo sempre a lavorare. La pasta deve venire morbidissima. Ci sono trovata dalla Germania, Caterina ti dice brava. Grazie Caterina. Quindi okay. Tu fai un impasto liquido all'inizio? Sì, faccio questo impasto e piano piano aggiungo la farina. Se ne raccoglie circa 1 chilo. Io la aggiungo mano a mano e a metà inizio ad aggiungere anche la bustina. Poi piano piano ce ne rendiamo conto. La signora Maria dice che anche se attacca un pochettino va bene, poi ci aiuteremo con un po' di farina a parte. Tra un po' aggiungo la bustina. Ok, come siamo concentrati. Chiedono se la cosa più difficile sia la forma. La cosa più difficile è la forma. Tant'è vero che io vi dico una cosa, quest'anno a casa mia, che li ho fatti, ho deciso di fare i cicciotti, che sarebbe sempre la stessa pasta buscaliggio, però fatta a pallina, che poi un po' sfiorisce, viene anche simpatica come idea. Ti salutano da Milano, poi Anna PTR, la conosci? Sì, come no, un ha scritto proprio questo. Anna, non serve stavolta privilegio, è un aneddoto bellissimo. Stavamo facendo un corso di formazione al lavoro, era estate, sarà il caldo, sarà insomma tutte quelle ore. Allora a un certo punto, non so, mi venne una battuta, ho detto è il momento di pieno privilegio e fa 2 tordigi. Rimase nella storia questa battuta. Anna, ti saluto. Ok, io ho aggiunto la bustina di lievito. Ecco qua, e continuo ad aggiungere la farina. Vedete che sta venendo come una pastella. Vediamo se si sentono l'arancia e il limone. Sì, si sentono bene, quindi non mettiamo altro. Edmondo lo conosci? Dimmi, no. Edmondo Gimigliano chiede se hai origini orientali. No, non lo conosco. No, non ho origini orientali, però gli occhi così li ho presi dalla mia mamma. Ok. Della signora Danuzza. Maria Rosera dice brava, che conservi le tradizioni calabresi. Grazie mille, grazie. Gina mille. Ti dice simpaticissima e brava. Grazie. Emilia dice bravissimi auguri. Grazie per i complimenti, ma condividete. Condividete, no? La nostra diretta e diteci anche le vostre ricette. Le vostre varianti, perché ce ne stanno tante. Ovviamente sì. Ti dicono Simona sei unica, cosa, hai formato un fan club? Si è formato, wow, sono felice. Ok, allora Antonella dice ciao da Genova ma Cosentino, i nostri dolci della tradizione non si possono dimenticare.
Poi c'è Mimma che dice bravissima da Francoforte, un auguro di buone feste. Grazie mille. E poi non leggo più, ci stanno arrivando tanti commenti e non riesco a leggerli. Però tu continui a impastare, va? Io continuo a impastare. Ecco, allora, come si chiama questa cosa? Si chiama rasuola. Rasuola. Allora, io metto un attimo i guanti, mi aiuto solo temporaneamente. Grazie Antonella, condividi la diretta se ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici, condividila nei gruppi, condividila sulla tua pagina se ce l'hai, vedi tu, su WhatsApp. Ok. Antonella ci aveva scritto anche su Instagram dicendo appunto che Simona aveva un po', ricordava un po' Anna Marchesi. Okay. Sì, se ti metti gli occhiali ci somigli molto di più. Ci somigli. Allora, a me serve dell'altra farina, quindi chiedo al mio staff se può provvedere. Dov'è la farina? Guarda, ragazzi! Ah. Mi è uscito un po' un ragazzi alla D'Urso, però va bene. Ok, vedete come mi aiuto? La pasta deve essere morbida, non così morbida ovviamente. Josué ti dice buon lavoro con un cuoricino. Ah, grazie amore, il mio fidanzato. Allora non è arrabbiato, dai, mi è andato bene. Ah, perché avete litigato? No. C'è Mindy connessa. Ciao Mindy, la mia sorella gemella. Oggi ci siamo scritte, ci siamo scambiate qualche piccola confidenza. Ok. Ciao Gianluca, ciao Andrea che ci stanno guardando. Gianluca è mio cugino. Ah, come non lo conosco? Abbiamo lavorato insieme con Gianluca. Lo vedrò. Con la moglie in queste feste. Lo vedrò alle maratone di Natale insieme ai parenti. Beh, non lo metto in dubbio. Mindy dice bellissima Simo. Grazie mille. Ciao Mindy, quando ci vieni a trovare? Sì, vienici a trovare. Tu e Katia magari insieme. Perché no? Sarebbe una cosa simpatica per l'anno nuovo, eh? Allora, io inizio a togliere. Ci pensiamo per Natale, facciamo i cuculi. I cuculi? I cuculi a Pasqua, li facciamo a Pasqua. Allora, io caccio i guanti, perché altrimenti non mi regolo con la consistenza della pasta. Ok, via i guanti. Diciamo che questo non è smalto, ma è gel e non si stacca. Sì, ma quindi, poi ce lo mangiamo noi, tanto a voi che bene. Allora, è gel, quindi siccome è una copertura in gel, viene sigillato nel fornetto, quindi va benissimo. Con il gel, tranquilli, non vi preoccupate di noi. No, finora non ho ammazzato nessuno, altrimenti... L'abbiamo sempre mandato noi, tranquilli. Poi sono buone, è bello impastare con le mani e sporcarsene soprattutto. Oh, e se no non capisco se è buona, se è morbida, se è dura. Bisogna capire la consistenza. Dottor. Certo, anche perché la pasta va morbida, non va una pasta dura, quindi io non posso sbagliare. Io mi allontano un po' e cerco di inquadrare per Franca la ricetta, che io nel frattempo la dico e tu impasti. Okay. Praticamente sono 6 uova, un bicchiere di olio di semi, un bicchiere di zucchero, mezza arancia spremuta, mezzo limone spremuto, quasi un chilo di farina, dipende da come se ne prende, da quanta se ne prende, cercate di orientarvi voi in base a come lo sentite sotto le mani, vero? Come adesso deve essere l'impasto. Vi spiega un po' come deve essere. Sì, ci siamo quasi. Come deve essere? Eccola qua, così, morbidissima e deve attaccare un po'. E ci siamo, non me ne occorre più farina. Ah, quindi... in America non mettono il bianco dell'uovo in America, non mettono il bianco dell'uovo. Sì, anche la mia ricetta tradizionale è solamente con i tuorli, però come specificavo questa è una ricetta che ci è stata fatta assaggiare, no? Un dolce che ci è stato fatto assaggiare così, quindi io ci tengo anche a fare delle varianti, ecco perché invito sempre anche il pubblico a mandarmi la loro procedura. Allora, la pasta è pronta. Ok, ragazzi, la pasta è pronta. Io qua ho un po' di farina, mi aiuto quindi un attimo, ma la pasta è pronta, va di questa consistenza, vedete? Vedete, morbida e un po' ancora attacca, non importa, deve essere così, morbida. Saluti la pasta. Saluti da Wisconsin. Addirittura. Rosa, grazie, condividila con i tuoi amici la diretta se ti piace. Anche... Chi mi saluta? Tina Greco da Genova. Ecco. Ma da Genova ci seguono un sacco di persone. Perfetto.
Se vi piace la nostra diretta, condividetela, così la, così tramandiamo un po' questa ricetta ai più giovani. Ai più giovani, ripeto. Ci tenevo tanto a reinterpretarla perché vi posso garantire avevano un sapore favoloso, favoloso. Ok. E poi... Ciao Rosalia dal Belgio. Belgio. Ok, allora ragazzi, vediamo, a me piace lavorare col tavolo pulito quando riesco. Mi preparo l'olio. L'olio. Quindi ti chiedo di girare di qua. Guarda cosa ho imparato. Allora, questo... No, devi prima versare l'olio. Ah, giusto. Allora, prendo il restante. E prepariamo la frittura. Quindi, diciamo, Diego mi apre la finestra. Che dici? Ok. Sì, ma non ballare, non ti distrarre, no, mentre versi no. L'olio. Non mi... Maria Rosaria, stiamo facendo, cosa stiamo facendo? Scaligi. La ricetta della signora Maria. Maria, esatto. Allora, io non ne metto tanto perché poi un pochettino aumenta di volume e schiuma un po', sì, eh? Mi ricordo. Quindi, ecco, non ne metto tantissimo, così va più che bene. Ok. Questa è la bottiglia finita. Allora, si accende, dovrebbe essere questo. No. No. Raga, li ho provati tutti. Sì, è ok, andata. Allora, così è un po' più moderato, giusto? Allora, lasciamolo un attimo un po' più moderato che poi lo abbassiamo dopo. Adesso facciamo vedere la forma. Allora, la signora Maria, se ho capito bene, ci diceva di fare un filoncino un po' più grande del mignolino. Ok? Deve essere però un pochino lungo, se no viene una rosicareggia e non va bene. Sì, l'olio deve essere o di arachidi o di... Sì, o di arachidi o olio di semi, io uso l'olio di semi di girasole. L'olio di arachidi è qualitativamente sicuramente migliore. Ok, allora la signora Maria diceva di fare un ferro di cavallo. Ferro di cavallo. Poi di fare questo lavoro così e poi... Se ho capito bene, di farlo così. Questo è lo scaligio. Questa dovrebbe essere la non forma. È troppo grosso. È un po' grande, però è la prima volta, ripeto, che li faccio. Quindi io ora proviamo, Però faccio vedere anche un'altra cosa. Però dice Rosa dice che li fai come li fa lei. Oh, allora, li mettiamo così, perché la tradizione vuole che si bisogna farla alla cucchiara. Esatto, okay. Io ricordo che l'hanno fatto con... Io però, per quanto mi piace, insomma, e sono appassionata, ho un po' di timore perché non sono... Ho paura che mi si attacchi, più che altro. Vediamo, vediamo se mi viene. Se non mi viene non mi linciate, promesso. Allora, so che si fa così. Poi... Hai fatto? Lo scaligio. Ah. L'ho fatto alla cucchiarella. Ah, Rosa okay. Dice che se ti attacca devi mettere un po' di olio. Oh, allora, io adesso questo l'ho fatto così. Esatto, Maria Rosaria dice, ti suggerisce di farli più piccoli perché altrimenti poi... Sì, gonfieranno tanto, infatti ora li facciamo un po' più piccini. La signora Maria diceva un po' più grandi. Giuseppe dice che si chiamano, da lui si chiamano nacatole. Le nacatole, sì, nacatole. Che io conosco bene, anche Andrea le conosce bene. Perché? Ebbè, le origini sono più o meno lì, pochi chilometri giù, da parte di mamma, la diciamo qualche paese. Salutiamo la mamma di Andrea, salutiamo la signora Dalgisa. Non mi ha commentato la signora Dalgisa. Dalgisa era impegnata a fare i chinoligi. No. Cosa che dovevi fare tu, però non hai fatto. Sì, ma li facciamo per l'Epifania, perché con Marita Nuzza, la mia mamma, ha detto che sono un poco faticate e dobbiamo stare attenti che l'olio squiccia. Quindi ha detto le proviamo, prima le proviamo. Allora, la signora Maria è un po' più grandi del mignolino, quindi io penso che così vanno bene. Rosa dice che ci segue dall'America, noi siamo a Cosenza.
Condividi la diretta se ti piace, condividila con i tuoi amici. Grazie Rosa. Ok. No. Va bene. Non importa, lo rifacciamo, lo rimpastiamo. Vabbè, il bello della diretta. Lo rifacciamo, allora. Che ora cominciamo anche a friggere, così ci regoliamo anche, con la grandezza. Un po' più grande. Claudia dice, una ragazza così giovane che mantiene la tradizione, con queste capacità è una meraviglia, complimenti, brava. Grazie mille. Grazie Claudia, condividila, condividetela, grazie. Sosteniamola sta povera guagliuna. Infatti, anche perché è una pura passione, è un modo per passare una domenica, quindi non è un lavoro per me. Almeno per ora, magari si spera possa diventarlo. Chissà, qualcuno mi nota, divento famosa. Tanti perché tu manager... non fai questo lavoro. No, io non faccio questo lavoro. E sarei tanto felice se lo diventasse. Ok. Ora, appena l'olio è pronto, io li vorrei inserire questi tre. Perché li ho fatti di grandezza diversa per regolarmi... sullo spessore. Dani dice di fare la ricetta della pita impigliata, ma se tu guardi nelle nostre dirette c'è una playlist nei nostri video che si chiama In Cucina con Simona e lì troverai la diretta della pita impigliata di qualche anno fa. Poi magari la rifaremo quest'anno, che dici? Ma anche la possiamo... Allora, io vi do uno scoop, perché la ricetta che io... Attenta all'olio, ci dicono. Perfetto. Che io feci 2 anni fa... È una ricetta che io seguo per la tradizione che si fa a Donnici, ok? Quindi non è quella di San Giovanni. Vediamo se l'olio è pronto. Anche se non penso, però. Come lo provi? No, io ho messo una pallina di pasta, quindi ancora non è pronto. Ho un po' di farina, come si vuole. Vogliamo farlo qualche ciccidirlo? Che cosa? Sarebbero... E facciamo delle palline, queste qui poi crescono, una volta che crescono quindi sì. Lo stesso impasto, ma poi sì, noi abbiamo fatto una piramide a casa molto carina, vengono un po' più scenografici, è una forma moderna, sì, un po' più basso dalla regia che le mani non si vedono nel frattempo così mi Luca regolo. Dice bravissima. Grazie. Rosa dice quante emozioni. Pure io dico senza. Magari un giorno di questo organizziamo un pubblico qua. Ma magari! Un gruppo di assaggio live. Poi si può assaggiare, quindi almeno mi dite se sono stata brava o no. Dani dice grazie tanto e buon Natale. Scusa, non hai visto come hai fatto l'impasto, dice Elisabetta. Puoi ripeterlo? Poi sì. Magari poi, non so se tu puoi, se il tuo telefono è aggiornato lo puoi vedere, alcuni possono tornare indietro durante le dirette. Magari appena finiamo la diretta puoi rivederlo, rivedere i nostri tutti i passaggi. Come l'olio ancora non è buono, no, deve rimanere ancora un po'. Come si chiama la pallina? Ciccidirri. Che si fa con lo stesso impasto? Stesso identico impasto. Questi poi si friggono. Ok, Sara Occhiudo si è già prenotata per fare la pubblico. Sara, ti aspettiamo allora. Tanto Daniele ospita, quindi se lo ha detto lui siamo tranquilli. Il padrone di casa ha dato l'ok. Allora, Antonella dice, per provare se l'olio è buono devi immergere il manico della cucchiarella. Anche, sì, sì anche così. Allora. Rosa invece ti ha invitato a casa sua. Grazie Rosa, vengo volentieri, io non mi perdo. Allora, vedete, io sto facendo il cordoncino un po' più grande del mignolo, quindi voi mettete il mignolino vicino, c'è un po' più grande, sì, che c'è un po' più grande. E tagliamo, ora orientativamente io taglio qua. Vedete che la pasta un po' attacca e così deve venire. Ciao Elisabetta che ci segui dalla Svizzera. Se ti piace la diretta condividila, grazie, con i tuoi amici. Così facciamo vedere cosa succede a Cosenza, così fa a Cosenza durante le vacanze, le festività. Di Natale. Poi si allungano, ok. Ecco qua. E ne abbiamo fatto un altro. Forse abbiamo trovato la grandezza giusta, che dite? L'olio è quasi pronto, ci siamo, perché poi va un po' abbassato e va moderato. Quindi il tempo di farne un altro.
e basta. E poi ci fermiamo. Ci chiedono se facciamo i mostaccioli con i mele di fichi. Che dici? Buoni, i mostaccioli non li abbiamo mai... Abbiamo fatto le susumelle noi. Ti ricordi? C'è Piero Nucci che dice che si sente il profumo. Effettivamente noi abbiamo aperto la finestra, quindi può essere che da te ci arriva. Ok, questo è più piccolino, lo facciamo dopo. Allora, io inizio a immergerli, ok? Ok, nel frattempo Angela ci saluta anche dal Canada. Questo è un po' grande, però lo metto lo stesso, tanto poi ce lo mangiamo noi, eh? Sì, devo abbassare l'olio, eh? E un altro. Elisabetta di Catanzaro, nativa di Catanzaro, dicevo. Ok, fuoco moderato. Adesso mi hanno fatto scomparire la forchetta. La forchetta? Sì. Così, vediamo, ne ho messo 4, ne andava qualcun altro. Guarda, metto giusto 2 ciccitirgi, così. Grazie mille. Qua dicono alziamo il volume di queste tarantelle, se no che facciamo? Sì, non è una tarantella, è la strina questa. È la strina. Quando si porta la strina è di buon augurio a casa. Quindi upaciula di para la tavola e sa di mangiare. Per ringraziare chi ne ha portata. A me l'hanno portata una volta la strina a casa, lo sapete? C'era anche la mia nonna. Che saluto, perché magari poi la ridetta gliela farò vedere. Quindi ciao nonna Viviana, c'era la mia nonna e una mia amica che suonava la fisarmonica, me la porto a casa, quindi fu un bellissimo momento, devo dire la verità, una cosa bella, tradizionale, casereccia, rustica ma apprezzatissima. Guardate come sono belle, stanno gonfiando, sta facendo un po' di schiuma, ma poca, deve stare a fuoco moderato. La signora Maria ha detto un fuoco moderato. Questi cuociono veloce. Vedete che sfiorisce un pochettino un ciccitirgio. E dicono che si possono fare anche al forno. Io le ho sempre fatte fritte. Poi tra l'altro questa non è una mia ricetta, quindi non so che tipo di riuscita. Però si può sempre provare. Io dico sempre sperimentate. Rosa dice di parlare cosentina. Che piace tanto. Va bene Rosa. Tra poco ti cietto un bello torrone di mia. Quasi dice così quando si parla in maniera rustica. E invece Carlo dice, ti consiglia di tirarli un po' prima di cuocerli. Ah così... sì, li vengono un po' più allungati. Come no? Sì, si può fare. Bello, così cicciotto si sente di più il gusto della pasta. Però giustamente lo faccio vedere. Vedete che comunque la forma della scaletta si è mantenuta. Ah, perché c'è una scaletta, per questo si chiamano così. Scaliggi. Scalette in italiano, e si fa questa, si deve formare questo tipo di scala, guarda qui al centro. Una volta c'era un nostro caro amico, che saluto, Marco Zito, che ci dava le nozioni storiche del prodotto. Marco sicuramente sarà impegnato a rientrare. Marco sarà impegnato a rientrare, quindi insomma non ci può dare la delucidazione giusta. Quanto tempo ci mettono a cuocere? Guarda, non sicuramente quanto i turdigi dell'altra volta. Ma ne vogliamo, quindi... fare altri così li caliamo? Sì, ne facciamo altri, però il fuoco non lo posso molto lasciare in questo caso. Ok, allora facciamo così. No, però. Ora 2 minuti il tempo che li rigiro. Ok, li giriamo così, devono stare un po' più così. Ok. No, giusto. C'è Simona che ci sta guardando. Ok, saluto Simona. Ti aspettiamo qua dopo per provarli in diretta. Nel frattempo me ne preparo un altro. Bene, qua ce n'erano altri 2 un po' più piccolini. Io ci do sempre un occhio, perché se mi si scuriscono non va bene. Altrimenti uno di questi baldi giovani ci può andare Diego che nella miss giusta c'è pure il maglioncino di Natale oggi. Vai a controllarli tu, vai. A me lo spessore sembra giusto. Allora guarda, fai proprio giusto, hai tanto tu me lo giri.
col porcino. Abbiamo okay. l'aiutante. Baldo aiutante, vedi, perché il colore è quasi Luca tutto. Dice che vuole Luca Talarico, qualcuno lo conosce? No, no, adesso lo puoi tenere così. Due secondi e mi dai l'ok, che io mi giro. Tanto è inutile che ti nascondi, ti ho già ripreso. Luca Talarico dice che qualcuno lo conosce, perché dice che vuole passare ad assaggiarli. Nel frattempo c'è anche mia zia Rita che sta guardando. Ecco Ciao. Qua, salutiamo la zia Rita. Ok, il colore è quasi pronto. Ciao Clara Rabbiella, condividi la ricetta se ti piace questa okay, diretta. Stiamo facendo qua, sono cicci, tirgi e scaligi. Ci siamo ragazzi, ci siamo quasi. Perché la luce me li fa sembrare un po' più scuri, quindi adesso li proviamo a mettere nella schiumarola. In la schiumarola. Perché c'è sto silenzio? Sì, cicci, tirgi. La musica, ragazzi, la musica. Diego in console. Sì, ma... Eh? Mi posso togliere? Sì. Sì, togli. Vediamo prima il colore alla luce. Un altro pochino. Allora, scusate se mi giro, ma non li voglio lasciare, perché la luce me li fa sembrare un po' più scuri, ma in realtà... Daniele si deve attrezzare meglio con la luce. Sono... Daniele si deve attrezzare meglio con la luce, mi hanno detto, eh? Vediamo, vedi che sono, vedete come sono? Proprio due secondi, due sono pronti, ok? Ma ci siamo, che poi se no diventano duri. Ok, ma ti tolgo io? Sono... Sì, vai. Così sono color dell'oro, puoi cacciarli tranquillamente, così io li finisco con gli altri. Quindi appena sono dorati sono pronti? Sì. Tipo allora, più o meno 10 minuti ci abbiamo messo? Più, no, neanche. Sì, 10 minuti, dai, diciamo un 10 minuti. Io sono grossi. Certo, ok. Così poi dipende anche dallo spessore, diceva prima. Dipende anche dallo spessore. Comunque adesso vi fermo un attimo e ve li faccio vedere. Cacciati? Ok, allora. L'olio però è acceso, attenzione. Sì, adesso lo abbasso. Eccoli qua. Vedi che bel colore? Sono belli asciutti. Che adesso uno lo apriamo, per prova. Ok, una cosa che... Ora li facciamo un po' raffreddare perché dopo sì. passiamo alla fase successiva. Ok. Una cosa che mi sono dimenticata... Un bel piatto se me lo porgete, così ci mettiamo questi fritti nel frattempo. Ok, vado a ricalarli, d'accordo? Allora, come suggeriva Carlo, li stiamo allungando. Ok, li ho allungati, eh? Ecco qua. Ecco qui. Un po' più allungati. Ciao Rosa, grazie per aver guardato la nostra diretta. Rosa ci lascia? Ci lascia. Ok, mettiamo qualche altro. Speriamo che tu l'abbia condivisa con i tuoi amici. Biagio, ecco falle e poi condividi le foto nei commenti. Nei commenti. Oppila là. Allora, mi è scivolata la schiumarola. Io nel frattempo, ecco, esattamente. Vedete cosa faccio? Li passo qui. Il tempo che mi sono schiumata la schiumarola calda. Ok, li passo qua. Così spiccano ancora di più. Ok. E poi procedo con questi. Chissà se la mia mamma mi sta guardando. Allora, Giuseppe Greco chiede di nuovo la ricetta. La ricetta la troverai fra poco nei commenti o comunque sì. potrà rivedere la diretta fra poco, appena sarà finita, perché ora abbiamo quasi finito. Sì, abbiamo qua. Adesso faccio vedere questi altri. Ci tenevo a farne dobbiamo vedere. Fare come si dice? Dobbiamo ingileppare, sì, infatti adesso mi devo fermare, poi questa la facciamo tra un attimo, altrimenti l'olio va avanti.
così abbiamo fatto delle varie varie. Adesso uno lo apriamo e poi lo incileppiamo, così facciamo vedere. Tanto poi, come sempre, troverete la foto del prodotto finito nei commenti. Nei commenti o comunque sulla mia pagina in cucina con Simona, eh. La ripetiamo la ricetta? Sì, la ripeto subito. La ripete Andrea? Ok, allora ripetiamo subito ed è 6 uova intere, poi un bicchiere di zucchero, un bicchiere di olio di semi, mezza arancia spremuta, mezzo limone spremuto e un pochettino delle scorzette. Poi un chilo di farina circa se ne riceve, tenetevi sempre con un cucchiaio, una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci. Se avete un po' di cannella ci sta benissimo. Poi per l'ongileppo serve del limoncello e un po' di zucchero a velo. Adesso vi mostrerò come. Allora Daniele, io sta fessurata la devo cacciare e poi sì, ci fermiamo. No, nel senso devo chiudiamo finirla. Questo fritto e continuiamo. Chiudiamo questo fritto e incileppiamo. Nel frattempo mi sono conservata da parte un coltello. Allora, ci tenevo a farli raffreddare un attimino, però insomma, uno lo tagliamo, così vediamo pure come è venuto dentro. E Rosalia chiede se si può mettere lo strutto. Guardate dentro. Si può mettere lo strutto dentro. Come sono belli? Ora sono bollenti, eh? Sì, fate. Allora ti prendo un fazzolettino. Lo strutto dentro si può mettere? Lo strutto dentro no, secondo me viene troppo pesante. Quindi, ok, ho fatto le divisioni così lo porti di là. E lo fai assaggiare al pubblico, che brucia, mi raccomando, attenzione. Antonella, la glassa, adesso facciamo una sorpresa. Adesso facciamo vedere la glassa. Facciamo sì. Una sorpresa perché usiamo il limoncello. E lo zucchero a velo, ma facciamo una glassa particolare. Ragazzi, come sono su pugli pugli, come dice la mia mamma, su pugli pugli. Vero? Pugli pugli vuol dire morbidi morbidi. Come sono, Andrea? Sì, sono buonissimo. Su pugli pugli. Pugli pugli. Buongiorno a tutti. Vuol dire pugli pugli, sì, ma. Pugli pugli vuol dire morbidi morbidi. Ah, buonissimo. Buoni, tutti confermano. Io vengo da. Ok. Per quelli che vengono dal nord, pugli pugli. Per quelli che vengono dal nord, pugli pugli significa soffici soffici. Brava. Ok, Daniele, io ci sono sempre, sono sempre qua con voi. Mochi arronzava alla fine. Alla fine un po' ti mi arronza. La mi fa belli belli. Se no pochi vi faccio mangiare. Che stai facendo? Fammi capire che sta facendo. Sto attendendo che termina. Sto attendendo che l'ultima fissurata mi termini. Perché sennò è peccato lasciarla così. Ecco qua. I ciccitietri li sto togliendo. Ma sono un po' grossi questi ciccitietri. Se no che ti immagino, poco pasta lei senza succhi i denti. Oggi le famo rosicareggio. Ecco qua. Già però. L'altra volta per di turditri abbiamo scatenato una polemica. Mo mi dici picchi su due. Insomma. Ok, ragazzi. Sì, ma se io non li voglio inceppare con limoncello. Possiamo fare anche un inceppo non alcolico. Poi chiaramente che volete. Allora, io questo lo chiudo per ora, Poi dopo noi continuiamo. Antonella vuole vedere la glassa. Quindi rimani connessa che rimani qualche... connessa. Allora, questi sono gli altri che ho tolto. Li togliamo. Non ti muovere troppo veloce, falli vedere. Devo riprendo? Sì. Ok. Ecco. Sono usciti così. Sono usciti, guarda. Noi qua diciamo caniata. Proprio caniata come se non ci fosse un domani. Stiamo morendo dalle risate, okay, ragazzi. Questi sono cotti. Questi sono cotti, prodotto impastato, realizzazione forme, CCT e Drew Time e frittura pronta, va bene? Brava, sì. Andata. Ma allora, gileppiamo questi. Ragazzi, dovrebbero raffreddarsi, sarebbe meglio addirittura farli il giorno dopo. No, allora, mi serve una ciotolina, ma io ho tutto qua. No, la ciotolina era la ciotolina. La ciotolina ce l'avevo. Mi serve pure il passino, Sì, eccola, sì, ma arriva. Ciotolina pulita. Alla grande. Passino. Perfetto. Lidia, la ricetta te la diremo fra poco. Allora, guarda, io metto il limoncello qua dentro. Possiamo fare
due cose, per ora ne metto questo, eh. Possiamo farla anche non alcolica. Allora, vi dico subito, qui no che c'è bagnato, lasciami, no, devo farlo vedere, quindi lasciami le due cose qua. Allora, possiamo fare o velocemente così, lo faccio vedere con le questo mani basse, che è più piccolino, ok, le mani basse, ok, velocissimamente, vedete come ho fatto? Ce l'ho passato velocissimamente, adesso prendiamo un po' di zucchero e facciamo così. Ecco qua, ora ce l'ho passate, poi lui si asciuga e si glassa, vedete? Proprio velocissimamente. Ma questa è una glassa? Sto facendo, no, vi sto facendo vedere come li fa la signora Maria. Ecco qua, ora questo si asciuga ed è pronto. Oppure, quindi non è una vera e propria glassa. Non è, adesso lo faccio vedere anche con l'eventuale glassa, oppure si può fare in questo modo. Allora, vedete? Io lo faccio con un pennellino perché non deve venire troppo alcolico, cioè lasciamo provare, lasciamo sentire il gusto della farcia, scusate, dell'impasto. Ecco qua, vedete? Io li sto spennellando. Massimiliano dice che ha fatto la ricetta dei tordigi, okay, e sono venuti in una palata. Ah, quindi tu li hai immersi. Sì, poi... Ma così si indurisce? Assolutamente sì. Ecco qua. La signora li fa così, mi ha detto. Oppure la glassa classica. Adesso il liquido se l'assorbe questo zucchero. Vedete? Si asciuga quindi piano piano. Sì, infatti l'altro si sta già asciugando. L'altro si sta già asciugando. Poi devono essere ben... Vedi? Vedi la parte di sotto? Vedi che si sta asciugando? Piano piano se l'assorbe l'umidità. Adesso vi faccio vedere un'altra procedura ancora. Che io ho messo del liquido qua dentro, d'accordo? Noi possiamo fare anche così. Sempre prima, potete farlo anche al contrario, prima lo zucchero e poi il limoncello, eh? Me lo rimpiazzi un altro pochino. Simona Camero dice meraviglia, vieni qua, vieni durante Simona la diretta, sai dove citofonare, mi raccomando non mi chiamare al cellulare se no mi interrompi la diretta, vieni qua che li proviamo in diretta subito. Quindi ora sta facendo la glassa, cioè questo... qua sì, la glassa semplice. Si possono usare anche altri liquori, tipo l'anice o il vermouth volendo. Ok, mi serve un altro pochino perché deve venire un po' più solida. Di solito dico una cosa, è meglio fare il contrario, ovvero mettere prima lo zucchero a velo e poi il liquore. Ma siccome non ce l'avevo direttamente da bottiglia nella ciotolina, ho preferito fare così in modo da non sporcare molto. Ecco qua, ci siamo quasi, Lo sbatto un po' per via dei grumi. Ok. E lo padrone spiega il numero sotto, ha detto la canzone. Che si sta facendo io ad aperitivo, che io penso. Massimo, adesso con questi scalini non essendo mai scalini, non la vedo. Assaggiamo gli scalini, sì, per tanto dopo, siccome non li formalizziamo. No, sì, ok, ci siamo, La glassa non ci piace, vogliono l'ungiletto. Questo è l'ungiletto. Questo è l'ungiletto. Che sei ungiletto? Quindi con il limoncello? Io li ho fatti con il limoncello. Ecco qua. Vedi? Angel e Paolo. Scusa, visto che qui abbiamo bambine. Per i bimbi. La possiamo fare anche non alcolica, scusate. La possiamo fare anche non alcolica con il succo degli agrumi, per esempio, e lo zucchero, ma possiamo fare anche una cosa che la signora Maria ci ha detto. Io non la faccio vedere perché è un po' più macchinoso e non vorrei poi... Però potete mettere a bagnomaria dello zucchero a velo e dell'acqua, a bagnomaria, ok? E lo fate sobbollire. Non appena si scioglie, non deve diventare dura, non appena si scioglie,
con un pennellino spennellate, quindi acqua e zucchero. Potete metterlo un po' vanigliato, potete mettere un'essenza di limone, se vi piace agrumata. Ecco qua. Ci siamo, eh? Ecco qui, io ho finito. Ok. Sì, ma lo possiamo assaggiare? Sì, allora, assaggia, iniziate ad assaggiare questi qua. Io continuo, no. Questo lo posso proprio fare così. Va bene, quindi abbiamo fatto vedere tutto. Sì. Abbiamo fatto vedere tutto, eh? Ok. Noi possiamo adesso chiudere questo qua. Si asciuga, sì, assolutamente. Possiamo anche finire qua. Allora, facciamo vedere tagliato comunque. Ci tengo, eh? Ecco qua, vedete come sono morbidissimi. Piano. So, vedete che si è bagnato il bordo? Vedete questo contorno che è inumidito? Ancora sono caldi, esce del fumo. Ripeto, io li ho fatti vedere per una questione di tempo. Puoi provare il piccolino ad ogni modo, eh? Sicuramente si raffredda molto. Quindi prima. Guardate che bell'impasto. Sì, oppure fate un ungileppo in questo modo qua. Oppure, ripeto, potete tranquillamente sciogliere acqua, un po' di acqua, zucchero a velo, acqua, magari uno zucchero a velo aromatizzato, sono ma buoni. Tanto, sì, ma il limoncello si sente, ma non è eccessivamente. Non deve, questo si, con questo si sentirà un po' di più. Perché no? Io no, voglio che mi inquadri mentre muccano. Scusate, inquadriate mentre muccano, perché è giusto. Allora, abbiamo terminato, che dite? Io sì. Vi saluto con le mani tutte nel frattempo ci arrivano tanti complimenti, noi vi ringraziamo tutti, scusate. Noi vi se ringraziamo. Non siamo questi quanto tempo devono asciugare? Almeno una notte, scusate. Allora, almeno una notte devono asciugare questi, quindi questi saranno buoni domani, non oggi. Tra l'altro, più stanno, meglio è, perché la nota alcolica evapora. E vi assicuro che tutti i sapori si assesteranno. Quindi vi mangiate in un scoreggio che è napalata. Grazie alla signora Maria, grazie a tutti. Allora, grazie a tutti per aver guardato la diretta, grazie per aver commentato. Noi vi risponderemo piano piano, sì, ovviamente. Risponderemo a tutti quanti. A tutti quanti, io vi abbraccio affettuosamente, vi faccio i migliori auguri di buon Natale. Musica, auguroni, passate buone feste, mangiate, non vi preoccupate. Godetevi queste feste in famiglia e niente, ci vediamo alla prossima. Alla prossima facciamo due chinoligi, promesso? Sì. Lo promettiamo? Sì, Teresa dice mi date la ricetta per favore, la rivedrai. Sì, Teresa, a brevissimo la mettiamo nei commenti, in sì. Modo che così puoi leggerla. Ad ogni modo lo dico rapidamente, se vuoi la dico rapidamente. Sì, proprio. Vai. Sono 6 uova intere, un bicchiere di olio di semi, un bicchiere di zucchero, mezza arancia spremuta, mezzo limone spremuto e un po' della scorza. Quasi un chilo di farina si riceve, una bustina di vanillina, una di lievito, se l'avete un po' di cannella e poi per ungileppare limoncello e zucchero a velo. Va bene. Un abbraccio ragazzi, allora, buona domenica! Ciao! Ciao!